Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò tre accessori per la GoPro con i quali miglioreremo la qualità della nostra immagine e alla fine anche un mini montaggio con qualche penna, qualche stunt ignorante per farvi vedere le migliorie che apportano alla risoluzione dell'immagine questi accessori. Parto dicendovi che queste lenti le ho pagate coi miei soldi, non mi sono state fornite da nessuna azienda, le ho comprate su Amazon e le ho prese apposta per avere una miglior qualità video sul canale. Le lenti in totale sono tre. Una accende meglio i colori, il contrasto, soprattutto in giorni di sole. Un'altra aumenta il contrasto quando c'è pieno sole e col movimento, ad esempio ad alte velocità, la qualità risulterà migliore. Ed infine un'ultima lente compresa nel kit che serve per delle riprese dettagliate quando si fanno i video da vicino. A fine video vedrete un montaggio che ho fatto utilizzando tutte e tre le lenti. Abbiamo qua le tre lenti, ci vengono fornite in dei sacchettini per non rovinarle e dei panni per pulire la lente. Questa è quella che fa lo zoom e queste due per la qualità in condizioni di sole e di movimento, una più scura e l'altra più chiara. Allora iniziamo con la prima lente, ecco la differenza da così a così. La nostra qualità video sarà già migliorata, avremo dei colori più accesi e ora vediamo come si comporta in movimento. Notiamo subito la differenza di qualità, notiamo subito anche la locale, il cielo risulta migliore, ora guardando il sole si potrà notare che schiarisce meglio i colori. Abbiamo la nostra lente classica, la lente normale e l'ultima lente. Si nota subito quanto l'immagine viene oscurata rispetto alla lente classica e vengono definiti principalmente gli oggetti o le cose da vicino. Il mio casco risulterà con una migliore qualità, invece attorno sarà diversa e sembrerà con un maggiore movimento. Ora proviamo a fare un'accelerata per far vedere la differenza. Il cielo risulterà più nitido, non il classico cielo tutto bianco o non ben definito che si vede con la classica risoluzione della GoPro. E per il resto la qualità migliora di sicuro. E ora proviamo l'ultima lente, che a parer mio è una delle più fighe. Come ho già detto prima, questa lente migliorerà la qualità della nostra immagine da vicino. L'attacco subito al casco per farvi vedere la differenza e dopo faccio dei video dettagliati per il montaggio. Ecco, la differenza è questa: da lontano viene sfocato, quando si avvicina i dettagli si vedono che è una meraviglia. Quindi ragazzi, lasciate il like, commentate, tenetevi aggiornati ogni martedì alle 13:30 e ogni due sabato alle 13:30 e ora beccatevi il montaggio. Jack Refix.